Quinto risultato utile consecutivo per il Pineto, che batte 2-0 il Castelfidardo tra le mura amiche del Mariani Pavone e tiene il passo dell'Aquila in attesa del derby di domenica prossima al Gran Sasso d'Italia Italo a Concia. Amaolo deve rinunciare allo squalificato Esposito a centrocampo, sull'esterno gioca Marianeschi, mentre in avanti si rivede Ciarcelluti dal primo minuto nel tridente con Gragnoli e Tomassini. Un'assenza anche per Vagnoni, quella di Bordi in difesa, dove però rientra Ghiani. Rispetto alla formazione sconfitta dalla Vastese, il tecnico biancoverde inserisce dal primo minuto Mantini e Pedalino. Primo tempo equilibrato, la prima vera occasione al 17° è per gli ospiti, quando Montagnoli riceve palla da Calabrese e fa partire il diagonale sul quale Giachetta si fa trovare pronto. La risposta del Pineto al 25°, quando un Ciarcelluti in giornata supera Giovagnoli sulla destra e altruista serve l'accorrente Tomassini sul primo palo, che non ci arriva di un niente con la sfera che termina fuori di un soffio. Sono Montagnoli e Ciarcelluti i giocatori più attivi dall'una e dall'altra parte. Al 32° l'attaccante bianco verde se ne va per vie centrali, provvidenziale su di lui il recupero di Della Quercia. Al 38° dalla parte opposta invece l'esterno biancazzurro a dare l'illusione del gol. Finale di primo tempo in crescendo per i locali, al 40° ancora Ciarcelluti, serve Tomassini che però perde l'attimo e l'azione sfuma. Si va così negli spogliatoi sul parziale di 0-0. La ripresa si fa però subito incandescente, appena un giro di lancette i locali passano, l'azione si sviluppa sempre sull'asse Ciarcelluti-Tomassini con il cross dell'esterno e il colpo di testa, questa volta vincente, ad anticipare Giovagnoli dell'attaccante per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Ancora Tomassini al quarto, stavolta ostacolato tra i due centrali biancoverdi, spedisce fuori bersaglio la palla del possibile raddoppio. La risposta dei marchigiani al sesto, quando Montagnoli serve Pedalino per la girata sotto misura e la parata a terra di Giachetta, e poi al 21°, quando sugli sviluppi del corner battuto corto Calabrese mette in mezzo per Mantini sul primo palo, provvidenziale però su di lui l'anticipo della difesa. Dal possibile pareggio marchigiano si passa al 2-0 in favore dei padroni di casa, che si concretizza al 28°, quando Pezzotti se ne va sulla sinistra, supera Mantini e fa partire un cross al bacio per la testa di Tomassini, che implacabile insacca ancora una volta all'altezza del primo palo per la doppietta personale che vale il 2-0 in favore dei padroni di casa e mette la partita in ghiaccio. La reazione del Castelfidardo sta tutta in questo tiro di Calabrese da fuori, che termina di poco oltre la traversa. Nel finale poi è soltanto mera gestione da parte del Pineto fino al triplice fischio. Nell'ultima parte di gara, da registrare solo l'esordio per gli ultimi scampoli di partita del giovane classe 2000 di Federico, di proprietà del Pescara e tra i protagonisti della vittoria nel campionato juniores da parte della formazione biancazzurra. Dopo 5 minuti di recupero il Pineto può gioire per il quinto risultato utile consecutivo, che tiene ancora accesa la speranza playoff. Quinta sconfitta consecutiva invece per un Castelfidardo in crisi di risultati e con poca voglia di parlare, che conferma ancora il silenzio stampa per la seconda domenica consecutiva. Presidente Silvio Brocco, soddisfazione per la prestazione di oggi, un bel Pineto, questa è la terza vittoria consecutiva. Quarta vittoria, siamo su 5 risultati utili consecutivi, praticamente dopo la partita sfortunata, insomma, così con i nerostellati, praticamente abbiamo centrato tutte le partite. Grande merito, come già detto precedentemente, a tutto lo staff tecnico, l'allenatore, ai giocatori che sono encomiabili, l'avete visto anche voi, giocano veramente con grande professionalità, con passione, ci tengono tantissimo, hanno veramente una cosa molto positiva. Devo fare i complimenti al Castelfidardo perché hanno giocato benissimo, bella squadra, chiaramente noi abbiamo avuto forse un pizzico di bravura in più con i due gol di Tomassini, ma anche nelle azioni che abbiamo impostato sicuramente ha fatto vedere, insomma, il valore di questi ragazzi che abbiamo, e di questo veramente siamo molto molto contenti. Quindi, domenica così. Ecco, appunto, a proposito di futuro, domenica bisognerà andare all'Aquila. All'Aquila per noi è una partita come tutte le altre, ci fa piacere giocare a questo punto con questo blasone di classifica che abbiamo conseguito, quindi abbiamo rispetto agli avversari, ma penso che anche gli avversari rispetteranno il Pineto. Noi dobbiamo fornire prestazioni importanti come stiamo facendo di domenica in domenica, e anche oggi ha fatto un'ottima gara contro una squadra forte, perché si è dimostrata una squadra forte e organizzata, che se la fai giocare e palleggiare ti può mettere in difficoltà, però sulla vittoria penso che non ci sia nulla da dire, abbiamo fatto tante opportunità sotto porta già nella prima frazione, se non fosse stato per
il campo un po' quella zolla davanti alla porta magari Tomassini avrebbe fatto gol, quindi però secondo tempo abbiamo dominato e abbiamo vinto con merito. I ragazzi hanno dato vita ad un'ottima prestazione, oltre ai due gol di Tomassini anche Ciarcelluti, soprattutto quando ha giocato nel primo tempo, ha creato tante palle gol, lo stesso Pezzotti, insomma una prova corale importante oggi, mister. Da diverso tempo stiamo facendo delle prove corali importanti con tutti gli effettivi, perché chi inizia la partita diciamo sulla formazione titolare, poi chi entra e tutti fanno le prestazioni importanti, siamo bene sia di testa che di gambe, per questo finale era quello che volevamo, giocarci le nostre chance di playoff, e adesso abbiamo due derby con l'Aquila e l'Avezzano, cercheremo di preparare bene il prossimo contro l'Aquila.